Così lei mi prende alla sprovvista. La nuova modalità di gioco di League of Legends. Ah sì, nuova, ah, vero, il nuovo giochino. Poi tra l'altro c'è tutta una storia torbidissima alle spalle, no? Torbidissima, sì, torbidissima. Su questa cosa però siamo pronti con il draft. Dopo avremo modo di parlarne. Andiamo a vedere quindi i ban. Partiamo dai VC Sports, che iniziano con un Yasuo immediatamente rimosso. Per i Mangusti Sports ancora una volta Katarina sono esattamente la stessa cosa, perché non lo vedremo mai su questo campione. Ma il primo ban di ogni draft in cui abbiamo visto i Viz, primo ban sempre Kat. Io l'ho visto giocare, ripeto, un paio di settimane fa, ma ha carriato anche Nalam con Katarina. È qualcosa di impossibile, cioè da controllare. È... gioca da solo. Non sarebbe male imparasse anche gli altri a questo punto. No, ma nel senso, secondo me li sa anche giocare, però ovviamente nel momento in cui tu ti piace un campione, l'hai giocato per sempre, eccetera, eccetera, non potrai mai arrivare a quei livelli con gli altri campioni. Ma questa cosa non mi trova particolarmente d'accordo. Lei si gioca 5 anni solo Katarina, secondo sì, lei è chiaro, con gli altri campioni, ma l'errore è giocare per 5 anni soltanto Katarina. Comunque andiamo avanti con il draft. Ti diverte, se vuoi giocare competitive, però non ti devi divertire, devi vincere. Ma non è che parti dicendo voglio giocare competitive, parti dicendo oh, che figo Katarina. Mi ci trovo. E quindi giochi solo Katarina. Va bene, ci può stare. Un ragionamento che fanno in tanti. Comunque, giro di ban Xenzao e Kha'Zix. E arriva il pick istantaneo. Dall'altro lato banno Aatrox e Irelia, ma insta pick di Yuumi. Perché sei fortemente perché contrario. Non l'hanno bannata. Sei fortemente contrario. Eh sì, non doveva essere. Beh, però Aatrox e Irelia non ci sono. Sono due dei pick con le quali funziona meglio. Vero. Non banni Irelia. Non banni Irelia, banni Yuumi. Ci può stare, dall'altro lato la risposta arriva con il pick di Sylas più Sona, quindi c'è la possibilità ancora di fare eventualmente un Taric Sona. Sì. E qui è bella come risposta, perché comunque non possono prendere Taric. Esatto. A meno che non vogliamo fare la bot Taric Yuumi, sembra non fortissima. Lei è pervertito. Perché? Lei queste cose se le sogna di notte. Assolutamente sì, io ci spero, è sempre in cose invece nuove. No, sarà una Sivir che grazie alla sua velocità di movimento potrà posizionarsi meglio e quindi posizionare meglio la suprema di Yuumi, l'epilogo. Terzo pick per quanto riguarda i Viz, abbiamo a disposizione una bella Rek'Sai, ottimo jungler, e vediamo come chiudono in Mangust la prima parte della draft. Sembrano essere intenzionati su uno Zed che farebbe molto comodo, se non posso dire che c'è Sivir, grazie allo Spellsheet può dire molto contro Zed. Beh, in realtà qua penso che la scelta sia prendere Taric dopo che ha preso Sona, anche perché se vai alla seconda fase di ban probabilmente lo banno. Tra l'altro, piccolo insight, abbiamo visto proprio la scorsa settimana un team incredibilmente dietro vincere grazie alla combo Taric-Sona, nonostante i 7-8k di svantaggio che si erano creati, poi non riuscivano semplicemente perché? A buttarli giù. Te lo ricordo ancora una volta ragazzi, contro Sona, Taric, i fight 5 contro 5 non si fanno, mi raccomando, ok? Avete preso una Rek'Sai, avete preso una Sivir, mi snowballate per le game e poi dal mid game in avanti mi split pushate, va bene Viz? Ok, voglio vedere due bei solo nere, almeno uno che sia in solo split push in arrestabile, una Kali, una Fiora, un qualcosa, grazie. E queste sono le richieste da parte di Sarengo. Arrivano i man. Bannano Vladimir le Manguste. In realtà si sposa bene con la loro causa. Si sarebbe sposato benissimo. Decidono di toglierlo. Tra l'altro, Vladimir ama comunque giocare in teamfight. Non mi piace moltissimo questa scelta da parte di l'abbiamo visto la settimana scorsa. Vladimir più Sona è semplicemente qualcosa di straordinario, difficile da bloccare, impossibile da uccidere. GGVP. No, più che altro perché non credo che i Viz volessero scegliere un pick come Vladimir, no? Perché proprio Vladimir ti spinge poi a giocarli di teamfight, ti spinge a giocare almeno nel 4 contro 4, assolutamente. Loro non lo vogliono fare. Camille invece è un bel ban, mi piace Camille, è uno di quei, come dicevamo, split pusher che funziona molto bene. Può isolare un target, cosa che è fondamentale, inoltre Camille funziona anche molto bene con Yuumi. Forse il ban di Vladimir è dato proprio da questo, perché Yuumi e Vladimir è un'altra di quelle combinazioni sbroccate. Si fa una speed visage, si cura da solo, lo cura Yuumi, basta. Tanto arriva il pick di Jax, anche questo forte contro i fighter nel solo lane, effettivamente possono giocare tranquillamente anche il 4 contro 4 con Taric Sona, non è necessario fare team fight, comunque Jax nelle fasi avanzate di gioco anche in team fight diventa particolarmente grosso, soprattutto se hai il backup di Taric e di Sona, quindi difficile da uccidere nelle fasi avanzate. Sono curioso di vedere solo lane, arriva il pick di Yorick, ti piace vedere Yorick? È la prima volta che lo vediamo forse in EVC.
Mi piacerebbe vedere Yorick, se non fosse che c'è Jax contro, e il Doge evita non solo gli autoattacchi di Yorick, ma anche quelli dei Golini. Però ti mette comunque tanta pressione. Sì. Io ho paura. Credo che Jax possa lineare in maniera molto solida contro Yorick. Sì. Mi sarebbe piaciuto contro qualsiasi altro pick, ripeto. Contro Yorick un pochettino di meno. Ma arrivano effettivamente da parte di vista dei pick in grado di gestire più o meno le sole e Nari, insomma, non è uno split pusher devastante, va bene perché comunque è in grado di pushare velocemente, non ha tanti danni sulla torre, però hanno una lane-up molto particolare adesso visto, perché si trovano a giocare Yumi e Sivir. Ok, Jax sarà in giungla quindi. Jax in giungla con il pick di Renekton contro Yorick. Va bene. Questo è davvero qualcosa di... è una draft che finisce in maniera altrettanto interessante, perché con il pick di Renekton si va a mettere un bel palo importante nella corsia superiore che dovrebbe tenere a bada Yorick nelle fasi iniziali della partita. Jax contro Rek'Sai è quello che mi preoccupa a questo punto. Rek'Sai, ripeto, è davvero molto forte nelle fasi iniziali della partita. Spesso e volentieri vediamo personaggi come Thalia per andare a counterarne l'oppressività. O Elise addirittura. In questo caso un Jax è molto molto lento a far sentire il suo impatto, almeno davvero importante. C'è comunque un early game, una parte early game in cui fa il suo dovere, grazie allo stun del contrattacco riesce comunque ad avere impatto sulle lane. Se parte di Cinderulk riesce a fare molto durante i teamfight, sì. Con Sonataric a fianco dovrebbe tranquillamente essere in grado di rimanere in vita nelle fasi avanzate della partita, se queste arrivano. Il punto di domanda è come andrà l'early game, perché se l'early game va in favore di De Mangus, loro chiudono la partita senza alcun problema, anche al 45esimo, ma la chiudono. Dall'altra parte ci deve essere una giusta gestione di quello che deve essere il momentum della partita. Come dicevamo, un early game esplosivo da parte di Rek'Sai è quasi richiesto in questo game, in cui si deve trasformarsi in un vantaggio apportato sulle solo lane fondamentali per riuscire poi a effettivamente distruggere il Nexus. Assolutamente obbligatorio. Tra l'altro abbiamo visto nell'ultima settimana Rek'Sai da parte di altri team fare benissimo, sì, questa prima parte di partita, poi ignorare addirittura team fight, esatto, contro Sonataric, addirittura trasformarsi in uno split pusher. Poi chiaramente quella partita, per colpa di una serie di decisioni sbagliate, il team Rek'Sai l'ha persa, però devo dire che il vantaggio iniziale è arrivato. Non è semplicissimo giocare contro Sonataric, perché sei obbligato a fare qualcosa, perché sai che se non ci arrivi poi al minuto 20, quando inizia il team fight 4 contro 4, difficilmente ne vieni fuori. Anche e soprattutto con la team comp che stanno giocando i ragazzi del team Levi's Sports. È vero che hanno Sivir, che nel teamfight è sicuramente forte, però è dentro Yorick, è dentro Ahri, tutti quanti discreti per fare i pick, ma la team comp da parte del Mangus è molto forte contro i pick. Quindi sono curioso di vedere come la gestiranno. Rek'Sai è in grado di gankare bene le lane sia di Ahri che di Yorick. Un po' più semplice gankare quella di Ahri quando si sposterà alla corsa centrale, perché comunque da lì anche Sylas e melee range comunque rischiano di morirci entrambi se il gank non viene eseguito alla perfezione. Sappiamo quanto sia pericoloso Sylas in queste situazioni. Bisogna vedere a questo punto se invece la corsa inferiore, la tua tanto amata Yumi, riuscirà a produrre quella pressione che serve per fermare Sonataric. Eccoci qua in game, subito una pausa perché siamo in Italia e senza una pausa godi solo a metà. Certo, la pausa è praticamente obbligatoria. Piccola cosa che mi dispiace subito vedere, non c'è il formaggino nella corsa superiore con Yumi. Quando c'è una Yumi nel vostro team, una delle cose che si può fare, avendo il teletrasporto sul vostro tiratore, e andare in top invece che in bot, nascondersi in un cespuglio, aspettare il laner, cercare il first blood in 3 contro 1 praticamente, o anche solo eliminare il flash e tre quarti della vita dell'avversario e poi teletrasportarsi in bot. Costa praticamente nulla alla corsia inferiore, sì, e distrugge completamente il top lane dell'avversario, soprattutto visto e considerato stiamo parlando, dicevamo, di uno Yorick contro Renekton. Tu fai consumare la pozione a Renekton e lo fai portare con 200 HP in meno, Yorick ha tra una lane phase completamente diversa, soprattutto lì è costretto a utilizzare il suo teleport subito oppure semplicemente a soffrire per tutti i primi livelli. Va bene, come non detto, quindi andremo a vedere cosa riusciranno a fare nella zona centrale della mappa. Le entrate di giungla sono coperte, addirittura un lume di controllo da parte di Yumi che parte senza pozioni, così senza pozioni non andrà a sfruttare quello che sarà la sua passiva, perché se per caso viene toccata questa salta in aria e non la tocca più. Vediamo quindi
che aiuto andranno a dare Ryujin? Che giro farà Ryujin con la sua Rek'Sai? Sì, sono curioso soprattutto di vedere l'opera delle manguste che devono riuscire a sopravvivere a questo early game. Jax comunque ha un gank interessante a livello 3, diciamo, con Renekton sì. Sulla corsia superiore hanno un gank fortissimo, perché se riescono a organizzarsi bene arriva prima lo stun di Renekton, poi arriva lo stun da parte di Jax, e per Yorick comunque non è il campione più mobile del mondo, se non riesce a utilizzare in maniera proficua il flash è costretto praticamente a vedersi morire, e non è mai bello rimanere così tanto indietro contro Renekton, e sappiamo essere forte, fortissimo in lane. Inizialmente i primi livelli, diciamo, sono tutti appannaggio di Taric, ricordiamo nella corsa inferiore sarà lui a farmare, poi quando l'oggetto da supporto raggiungerà il terzo stadio per Ciglio si sposterà verso appunto lui il focus della corsia, permettendogli di chiudere gli oggetti così dispendiosi che però sono così efficaci su una zona come la staffa dell'arcangelo, come il terrore di Lich. Sarà a vedere effettivamente questo scontro tra Rek'Sai e la giungla con Jax, se riuscirà a produrre quel minimo di vantaggio che serve per i Viz, che già con Yumi sono in pressione nella corsa inferiore. Comunque sono Taric, non si fanno troppi runi, arriva subito la giocata, il flash in avanti da parte di Ryujin, ottima combo da parte dei Viz, ma con quanta violenza in un istante, non rispetta assolutamente la possibilità di flash più knockback. Subito il vantaggio per i Viz. Sai, ancora una volta non si può fare una cosa del genere. Sei contro Rek'Sai, diciamo, della possibilità di stack dei CC nella corsia superiore tra Renekton e Jax. Quella tra Rek'Sai e Arg è una identica combinazione. Quando hai un jungler con crowd control e un avversario con crowd control e sei a livello basso, devi stare estremamente attento, perché se ti pigliano sei morto. Infatti la combinazione con i solo laner è sicuramente molto interessante da parte di Rek'Sai. È un po' più complicato forse riuscire a imporsi su Renekton, che comunque col doppio dash potrebbe venire fuori da situazioni complicate. Però da subito Ryujin non va a fare neanche il secondo buff, porta a casa la prima kill per i suoi. È quello che devono fare i Viz. Adesso mi aspetto la risposta da parte delle manguste, con Jax già in posizione, eccolo, aggressiva. Occhio, perché Taurin non si è accorto di niente. Vediamo morto. Come la giocano. Arriva anche il red buff, prova con la sua cage, poi il flash, no, il counter flash, okay, da parte di Jax, eseguito alla perfezione. Una volta che sei in quello spot con Yorick sei morto. Sì, assolutamente sì. In realtà Jax poteva flashare prima, in modo da applicare anche lo stordimento, cosa che è andato perduto, ma la reset di autoattacco grazie al potenziamento rosso tranquillamente portano a casa un'uccisione su uno Yorick che era davvero messo male in quella posizione, già nell'uno contro uno, era già nell'uno contro uno, era messo male, figuriamoci nell'uno contro due. Cioè, per sua fortuna non perde tantissimo, perché la wave stava pushando in suo favore, riesce a tornare, tra l'altro c'è pure il cannone sotto torre, quindi non perde praticamente nulla. Infatti per quanto riguarda il conto dei minion resterà avanti, la kill molto importante, non va a Renekton, quindi non abuserà della corsia superiore, e questa la notizia brutta ovviamente che Jax arriverà allo scaling prima del previsto. Un cuoricino su Shai non va a segno, Shai ci prova un trade, utilizza il suo intero giro di skill per andare a colpire l'avversario con un Electroshock, ma i danni sono comunque estremamente limitati, in quanto credo che sia la prima volta che venga colpito in questo caso. Kat, sai, ha già dovuto comprare forzatamente, causa la sua morte prematura, stivali non sono sufficienti per vincere i trade contro l'avversario, che avendo già a disposizione anche un sigillo a sustain aggiuntivo dalla singola pozione, che però non è da sottovalutare, in quanto a questo livello avere già del mana in più e tanto mana, perché un cristallo di mana a bassi livelli è tantissimo mana. Faccio l'esempio, non so, un Cho'Gath con un cristallo di mana aumenta del 75% la sua mana pool totale, per farvi capire. Però abbiamo fatto proprio un esempio assolutamente peculiare. E qui sì, sono andato un po' sul limite, perché Cho'Gath è uno di quei campioni che hanno davvero poco mana, perché oltre ad avere le spell che costano tantissimo, però ci siamo capiti, ha la passiva che gli permette di fare questo.
Intanto Shai prova a rispondere come può, però non ha più mana a disposizione perché è costretto a utilizzare gran parte delle sue spell per continuare a pulire le wave. Dal punto di vista minion è giustamente indietro, ci sta a soffrire soprattutto dopo aver subito la prima kill. Qua c'è intanto Ryujin che sta provando il drago in solo. Deve prende tanti danni, sta arrivando comunque Yumi e sta arrivando anche Ari. Questo dovrebbe essere un primo drago per i Viz che comunque dimostrano di avere il controllo della situazione. Un drago di vento, assolutamente comodo. Meruem sta continuando a schiacciare la propria lama sulla testa di Taurin. Ricordiamo come funziona Yorick. Yorick ha un sustain che si basa proprio sull'essere sotto il 50% di HP. La sua abilità base, quella che scava, diciamo, le fosse, le tombe dei minion, lo cura, e questa cura viene aumentata se siamo sotto al 50% di HP. Tra l'altro scambio interessante nella corsa superiore, perché abbiamo visto alle volte vincere Yorick, la volta dopo vincere Eton. Scelgono forse il momento sbagliato entrambi i top laner per forzare lo scambio. Comunque Yorick, nonostante la kill subita, si tiene comunque con un buon livello di farm. Adesso Eton recupererà perché le wave stanno andando a finire sotto la sua torre. Nella corsa inferiore non c'è stata quell'action che ci aspettavamo, con Sonatari che continua a farmare indisturbati. Occhio, perché questo potrebbe essere un problema. Alla fine anche Sylas, morire una volta contro Ari ci può stare in corsia, non ti cambia tutta la partita. Sì. Ecco. A meno che questo non venga sfruttato poi dal livello 6, per esempio, mentre vediamo un Jax che torna dalla giungla avversaria e scappa, fugge una volta che viene inseguito dal resto del team nemico. Due lumi ben posizionati notano, denotano gli avversari sulle sue tracce. Finalmente l'aggressione nella giungla da parte dei Viz, con addirittura Exai che si fa avanti, costretto a flashare qua Ciglio, che comunque non ha troppi HP a disposizione. Arriva addirittura il teleport da parte di Sylas, sta facendo un ottimo lavoro qui Ryujin per i suoi compagni. Addirittura parte il dive su Taric, arriva addirittura l'Exhaust, tanti danni da parte di Exai. Arriva il flash però finalmente da parte di Taric, qui restano bloccati sotto torre con Yumi che dà supporto a Ryujin, ma non c'è ancora l'aiuto da parte di nessuno degli uomini delle Mangusta, che sono lontanissimi. Prima o poi arriverà qualcuno a dare una mano. Si stanno spostando adesso, sta arrivando anche Ari a dare una mano ai propri compagni. Qua addirittura nuovamente sotto torre, questo dive veramente complicato. Arriva l'ultima di Taric con un timing perfetto. Finalmente Kat riesce a fare questo scambio, poi si salva con l'altra attivazione di ultimate. Ma qui si che volevano a tutti i costi un'uccisione sotto torre, le manguste che reagiscono troppo tardi. Era più che telegrafata questa azione. C'era un allarme 5 su tutti quanti i canali. In questo caso sfruttano ancora una volta la sinergia tra Yumi e un Bruiser di cui abbiamo ampiamente parlato nella scorsa settimana e anche in questa. Questo è davvero efficace, in quanto permette a Rek'Sai di fare cose ancora più assurde di quanto già non possa fare da sola. Ovviamente in questo caso hanno forzato davvero tanto, forzato fino a costringere Taric a utilizzare la Suprema. Era a livello 6, rischia prima lui la vita, poi la rischia Sona, la salva a 50 HP, finalmente arriva Kat a metterci la firma. Peccato perché in quel momento si era distaccato Gupiter da Ryujin per andare ad attaccarsi di nuovo all'Hackinter nel caso proprio le cose non fossero andate bene, e per riposizionarsi ovviamente durante la limpeza. Andiamo a catturare la Vergine nella corsia superiore, dove Meruem è basso in vita ma trova la combo! Qui dormita colossale da parte di Taurin, che pensava grazie alla sua ultimate di poter vincere lo scambio. E anche grazie alla corazza di armatura che aveva. Aveva tanta armatura, però sì, non è bastata. No, non basta assolutamente, anche perché furia piena per Renekton, quindi stun potenziato più Q potenziata, lì non ne viene a capo. Ma ancora una volta intanto Rek'Sai si fa vedere nella corsia inferiore. Occhio perché non c'è il flash né da parte di Taric né da parte di Sona, con tanti danni sulla torre. Effettivamente la bot lane di Viz sta facendo quello che deve fare, tanta pressione, tanti soldi in questo momento su Sivir e tanti danni sulla torre. Occhio perché nell'uno contro uno quasi butta in avanti Shai, rubando l'ultimate all'avversario, finisce con un 1-1 che in realtà comunque non provoca troppi danni. Anzi, per le casse di Viz. Guarda i minion dove stanno andando sotto la torre dei Mangust eSports, e quindi per Shai non solo l'uccisione viene riparata da un'altra uccisione, la sua stessa morte, ma perde anche l'esperienza, e infine Kata non ha utilizzato la Suprema. Quindi c'è anche quest'ultima cosa a creare ancora più differenza tra Shai e Kat. Kat in questo momento sta facendo davvero un ottimo lavoro.
Sta facendo un ottimo lavoro, soprattutto sicuramente più presente per i suoi compagni, ma era quello che ci aspettavamo come Ryujin. Sì. Del resto, ancora una volta sotto torre, finalmente c'è Jax anche in rotazione, tanti danni qua Ciglio. Rischia parecchio, hanno comunque le ultimate a disposizione sia Sona che Taric. Adesso il dive diventa effettivamente rischioso. Vogliono una torre, hanno preso Sivir apposta. Non importa se hai Sona Taric, io non voglio uccidere te, voglio distruggere la torre, voglio prendere soldi, investirli, comprarmi oggetti e con questi oggetti puoi fare tante altre belle cose che non siano per forza di distruggerti in uno contro uno, come dicevo, andare a vincere la partita, perché si vince la partita distruggendo il Nexus. Intanto qui provano a farsi vedere in maniera offensiva le Mangoose, istantanea la risposta dei Viz, ultimate da parte di Sivir, ultimate da parte di Yumi, occhio perché in questo momento potrebbero essere effettivamente bersagli, anche perché, come diceva giustamente Sarengo, l'intenzione da parte di Viz è quella di sbloccare le torri il prima possibile. Una cosa importante ragazzi, avete visto che tipo di lane phase vi mette contro Yumi? Nonostante abbiano contro Sona, Taric, due healer, Sona, nonostante anche i biscotti eccetera eccetera, non riusciva a sopravvivere al poke da parte di Yumi. Yumi riusciva a battere due persone che si curavano, due, non una. Cometa, max di Q, la tira, si posiziona la Kintar in maniera corretta in modo da permettere a Gupiter di colpire ogni singola volta, eccola lì, il missile, e non c'è modo che Ciglia e Alex possano fare qualsiasi cosa. Mentre Homolfin in questo caso era al drago, viene sgamato da un germoglio di minazione. Ci potrebbe essere un casino qua nella corsia inferiore dove la ultimate di Gupiter non è presente, così come non c'è neanche quella di Luckinter. Qua intanto buona rotazione da parte di Kat, arriva Jar, scusatemi, Jax si ributta dentro per lo stun perché ormai sarebbe morto in difficoltà anche Shai nel tentativo di prendere questo drago. Quanto è costato loro? Due uccisioni semplici semplici. Kat che le porta a casa entrambe, ringrazia. Occhio perché Ari, è vero sì che nella corsia laterale non ha tanta pressione sulla torre, ma se gli regali quattro uccisioni di fila poi i suoi danni li fa e diventa ancora più difficile per Shai riuscire a risolverla. Ciglio se ne va in base direttamente, Alex è costretto a camminare in quanto non fa in tempo a recollare. La torre assolutamente caduta, non c'è modo di difenderla in 2 contro 4. Viene rubato anche il blue buff, questo è un grosso prezzo come dicevamo per un drago di vento. 3.000 gold, 2.000 gold di vantaggio in questo caso per i Viz. Siamo a 13 minuti, non è tantissimo, questo è ovviamente dato dal fatto che comunque Jax e Rekton stanno facendo un'ottima partita per il momento. Stanno facendo un'ottima partita, i Viz comunque hanno interpretato bene quella che è la necessità del game. Sono curioso di vedere cosa riusciranno a fare, cosa riusciranno a tirare fuori adesso che le torri sono cadute. Sivir utilizza il teleport per tornare nella corsia superiore, quindi tanta pressione. Ci sono ancora i plate e questo è importante perché Infinity Edge completata, ha già anche l'Executioner Calling proprio per ridurre le cure degli avversari. Qua Sivir rischia effettivamente di arrivare a tre oggetti prima che le Mangoose siano in grado di proporre il teamfight. Andiamo, che stiamo andando nella corsia superiore. Non solo abbiamo belli oggetti su Luckinter, ma abbiamo anche il Mejai su Gupiter che faranno una differenza enorme nel caso le cose vadano bene, per esempio sul povero Shai distrutto e cancellato da Rek'Sai che ancora una volta entra in overdrive grazie a questa Yumi. Qui con Yumi non si è abituati a giocarci contro, la sua ultimate è assolutamente devastante nelle fasi iniziali, oltre ai danni anche il control è veramente, esatto, veramente quello forte. È il problema. E quindi lì non sei abituato perché non ti aspetti quel range, non ti aspetti quel tipo di interazione e spesso e volentieri ci muori. Quando ho detto cosa ne pensi io ho sempre detto la ulti va nerfata. La ulti è davvero uno strumento fondamentale. Il power spike che ottiene Yumi da livello 6 in poi è semplicemente assurdo. La semplicità e l'immediatezza di quella suprema combinata all'enorme range e largo appunto respiro distrugge completamente qualsiasi tipo di interazione contro un avversario che abbia Yumi addosso. Qua, ancora una volta l'aggressione da parte di Missile Flash in avanti, però viene lasciato da solo. Vediamo se riesce a salvarsi Ciglia prima del proc. No, perché c'è l'ultimate da parte di Ryujin. Si gira nel questo momento. Arriva il charm. Viene bloccato il jungler, ma tanti danni anche su Redstone che è costretto a indietreggiare. Sta facendo un lavoro pazzesco Taurino per i suoi compagni con Kat che è ancora full vita. Occhio perché Lucky pericolosamente basso qua. Addirittura Shai si va a scontrare nell'uno contro uno con il top laner Davis che vengono riportati indietro. Altro taunt da parte di Kat. Vediamo se è abbastanza. No. Ultimo tick di ultimate. Ce la fa.
prova a salvarlo come può Tarik, ma non è abbastanza. Qua Kat che non vuole mollare perché il doppio buff a disposizione, il flash in avanti perché c'è l'ultimate di Yumi, la full combo. Okay. I Misca la stanno giocando benissimo. Sotto torre arriva addirittura il teleport da parte di Sciglio per continuare ad aiutare i suoi compagni. Ma che partita che sta facendo Kat? Quel momento in cui riesce a battere in 5 contro 5 sono Tarik. Ovviamente siamo ancora in early game, ragazzi. Eravamo prima di 15 minuti prima che questo fight è iniziato. Ma è comunque vincere un fight contro Sona Tarik. Ancora una volta Ryujin con Gupiter addosso diventa semplicemente troppo difficile da gestire. Bam! Aia! Ha fatto intanto, male. L'ho sentita Kat, sul collo anch'io. L'hai sentita sul collo anche tu. Qua si è meritato onestamente questa punizione. Non c'era motivo di essere lì. Sono tanti soldi per l'uomo sbagliato in questo momento, perché se è vero come è vero che Shai non sta brillando in questa partita, è vero che comunque possono contare le manguste su un altro carry che è Jax, che con il boost di Tarik Sona rischia di fare veramente male. Attenzione a sottovalutare queste composizioni, attenzione a dire che la partita è finita, perché con Tarik Sona non è finita fin quando non è finita, ma davvero bello, una citazione degna di uomini di cultura di alto rango. Altissimo. Nella corsia superiore stiamo per ritornare a colpire quella torre con Sivir che inesorabilmente, anzi direi in maniera ineluttabile, come Thanos, va a colpire l'edificio finché questo non crolla sotto i suoi colpi. Continuano, no, si girano verso la corsia centrale dove c'è un altro split pusher, un altro pusher, Yorick in questo caso, che ha fatto un ottimo lavoro insieme a Dari, e anche questa dovrebbe cadere. Terza torre per il team dei VC Sports senza alcun problema, con le difese sparpagliate da parte dei Mangus che sono un attimo persi. Notiamo l'ammontare di visione davvero importante nella zona nord della mappa dopo tutto quello che è successo. Lo capiamo anche, il drago sta per spawnare, sarà un drago d'oceano, che farebbe faville per i Viz, per Yorick il sustain di mana è qualcosa di fondamentale, per Sivir il sustain di mana, nonostante la chiusura dello static stia per arrivare presto, o forse potrebbe essere anche un archibugio, ma comunque avere la possibilità di spammare abilità senza dover pensarci due volte a causa della gestione del mana è qualcosa che cambia radicalmente il campione. Qui intanto riescono a tenere qualcosa le manguste perché non c'è l'opposizione sul push di Retton nella corsia superiore. È importante per loro riuscire a fare qualche soldino a livello globale. 2k di svantaggio non sono tanti con la composizione che stanno giocando. Il problema reale in questo momento è Sylas, che effettivamente è tanto indietro e non riesce a gestire nella sideline Kat, che comunque sta facendo un'ottima partita. Peccato per quella sbavatura. Qua vediamo se riesce a rubarlo. Qua sfortunatissimo perché l'ultimo tick lascia a 50 HP il blue buff. Sylas lo conquista e adesso i Viz però devono cercare di capire come sfruttare questa pressione, perché le outer turret sono distrutte tutte quante. Ma il prossimo obiettivo qual è contro un team che comunque se si difende sotto torre difficilmente viene buttato giù? 4-1, andare a pushare nella corsia inferiore, quella centrale sembra essere l'obiettivo in questo caso. Yorick in quella inferiore deve aspettare l'arrivo del resto del team, Rek'Sai sta collando, quando tornerà appunto a disposizione del team dei VC Sports a quel punto potremo andare tutti quanti in avanti. Se per sbaglio qualcuno di loro del team nemico, dei Mangust, si fa in avanti, a quel punto Yumi schiaccia R e Sivir ottiene così le ricompense alle dovute. C'è anche la possibilità di Barone? Beh, il Barone, pingando il Barone? 30 secondi ancora prima dello spawn, è comunque molto rischioso. Hanno il vantaggio del teleport su Sivir, che lo sta per riottenere in questo momento. Le manguste non possono rispondere tempestivamente, però forse non ci sono abbastanza danni per farlo subito allo spawn. È quello che mi interessava. Cicca Gupiter il proprio missile, non va a segno. Cercano di rimuovere la visione intorno al barone. Questa cosa mi preoccupa perché appunto sembrano essere intenzionati a volerlo fare. Come dicevo, il problema era proprio questo: cercare di capire come forzare una giocata sugli avversari che altrimenti non te ne hanno possibilità. Non c'è motivo in questo momento per le manguste di offrire il fianco agli avversari. Semplicemente continuare a far salire le corsie laterali, farmare, mettere soldi in cassa, tutto semplice, e rispondere solo a un'aggressione eventuale da parte dei Viz. Per forzare qualcosa devi
devi forzare la visione. Qua intanto che la pressione viene fatta esplodere istantaneamente. Cat, quindi perso un uomo fondamentale. Yumi riesce a tornare un rutto su tre avversari, ma non è abbastanza. Poi decide di ritornare in posizione in difficoltà in questo momento. Anche Sivir, che forse ha chiesto un po' troppo, sta suonando la carica per i suoi compagni. Shai finalmente lo buttano giù. Riescono a salvarsi sia Sivir che Yumi. Rischiano tantissimo però qua i Beast nel tentativo di forzare. Errore grave, perché hanno combattuto nello stesso momento, si sono fatti avanti nella zona nord della mappa nello stesso momento in cui Yorick aveva decollato, lasciando completamente libero Meruem, che addirittura arriva e dà manforte al suo team, cosa che non sarebbe dovuta essere possibile. Sta andando a chiudere la Trinity Taurin, quindi è assolutamente corretto che abbia la possibilità di andare a decollare, di ottenere questo enorme power spike, ma nel momento in cui lo fa il resto del team deve stare semplicemente indietro. E c'è poco da fare qua. Abbiamo visto tra l'altro Yorick sfruttare la sua ultimate per mettere pressione su Renekton, ma le manguste comunque non hanno motivo di forzare, anche se c'è da dire che qua questo è il momento importante in cui, grazie agli oggetti di Jax, e probabilmente andrà a chiudere la Trinity Force con questo buy, può giocare sulla sideline, può fare tanto male a Yorick. Un po' più complicato riuscire a trovare Kat fuori posizione, perché comunque tramite il triplo dash di ulti si può salvare, ma evitare per Yorick il gank di Jax non è assolutamente semplice. Occhio. Pertanto Charm è importante, Kat è proprio a compiere la prima rotazione, costretta a flashare qua tanti danni, costretta anche a ultare. Wow! Ancora una volta Kat sale in cattedra per i suoi compagni dopo l'errore fatto in precedenza, adesso ci mette una pezza. E che pezza? Pazzo pezza in questo caso, un pezzo di pizza? Ci vorrebbe un pezzo di pizza in questo momento. Mentre nella corsia superiore, ed eccola lì Yumi che ingaggia grazie al suo tramite, in questo altro caso di Yujin. Attenzione, perché in 4 arriva finalmente l'ultimate da parte di Tari, che Shai potrebbe ricongiungersi ai propri compagni per salvarsi. Viene fatto esplodere istantaneamente Rek'Sai, anche Taurin è costretto ad andare indietro. Altro fight vinto dalle manguste, poi prova a ributtarsi dentro. Kat cerca l'obiettivo fragile, ma dimostrano ancora una volta la composizione su Atarik come sia in grado di reagire a questa aggressione. 5 contro 4, ragazzi? Questo era un 5 contro 4 per i Vis, che ingaggiano di iniziativa loro. Ovviamente tirano tutto su una persona sola e questa persona si salva, ma era comunque un 5 contro 4. Boom! Ciao! Queste sono altre stack sul Mejai di Yumi. Tanto Kat sta veramente facendo una partita pazzesca, non si può stare accanto ad Ari perché si viene puniti istantaneamente, senza paura. Anche qui flash in maniera aggressiva, porta l'uccisione a casa. Il problema qual è in questo caso è che non riescono i Vis, nonostante l'uccisione, a prendere un obiettivo. La cosa che mi preoccupa è proprio questo: nel momento in cui chiederà il cappello Yumi, riuscirà a garantire così tante statistiche adattive a chiunque attaccato da probabilmente rompere almeno uno dei campioni a disposizione dei Vis. Ripeto, per la mia esperienza personale nel mega late game, non anche solo, nel late game con una Yumi full AP, i peggiori da trovarsi di contro sono gli assassini. Non credo che Ryujin arriverà a quel punto, ma Kat secondo me sì. Se... aspetti, ecco, cappello chiuso. Abbiamo cappello chiuso. Se Gupiter adesso rimane sempre attaccato a Kat, Kat fa un giro di spell con il suo cappello, ottiene tanto di quella P. Ora Taurin. Ma infatti era la condizione che ti dicevo in precedenza, sfruttare il gank su Yori con Jax, che in questo momento lo scioglie completamente. E questa sarà il leitmotiv di tutta la partita delle manguste, che comunque hanno il tempo di spostarsi da un lato all'altro della mappa, anche perché i Vis, nonostante il vantaggio, non hanno abbastanza danni per fare il Baron, non ci arriverebbero in tempo, e quindi adesso diventa complicato per loro capire qual è la giocata giusta. Probabilmente devono puntare tutto su Kat contro Renekton, che abbiamo visto prima con una rotazione di spell lo riesce a distruggere. Ora con Yorick morto devono aspettare ovviamente i ragazzi dei Vis. Ancora 5 secondi del suo respawn. Un arco di vento che non viene toccato dai Mangus, no? Sorprendentemente. Il drago di vento che comunque è abbastanza... 370 AP! Siamo a 24 minuti! Yumi da sola a 370 AP! Voglio vedere attaccata Ari. Ari quanti ne ha? Non sono veramente... Sì, 223. Sono veramente tanti qui. Yumi, effettivamente i danni si fanno sentire, soprattutto quando riesce a colpire Sona. Perché è vero sì che c'è un sacco di cure e il proc dell'ultimate di Taric per le manguste, ma è anche vero che Sona potrebbe morire prima. 434 AP senza Yumi da parte di Kat.
Sei curioso di vedere cosa accade? Secondo me arriva sui 700, non sto scherzando. Ma intanto ancora una volta l'uno contro uno ci crede tantissimo qua Renetton nell'uno contro uno e fa bene, occhio perché qua Taurin perderebbe ancora più pressione su questa uccisione. Ma... questo non deve succedere. Yorick è probabilmente la gestione delle sideline, il motivo principale per il quale i Viz non sono riusciti a chiudere un obiettivo importante dopo le outer turret. Piccolo trick ragazzi, siete forti in solo lane, va bene. Contro Renekton con la lancia di Shojin, no, no, state buoni. Contro Renekton con la lancia di Shojin, eccolo! Qua finalmente l'aggressione, ci provano ancora una volta i Viz, però in difficoltà. Rek'Sai costretto a ributtarsi in mezzo a ultare per guadagnare qualche altro secondo. Teleport utilizzato da parte di Renekton, ma qua le manguste sono in 5 verso il pit del Baron con Yorick, non in vita, senza jungler. Vediamo se Kat riesce a guadagnare abbastanza secondi per i suoi compagni. Si butta dentro Shen in questo momento, proprio avendogli rubato la ultimate, viene fatta saltare in aria. Non è abbastanza, poi non riesce a salvarsi perché non c'è una buona coordinazione da parte del team delle manguste. Altro taunt da parte di Kat, che di fatto riesce a sistemare una situazione incredibilmente complicata, e adesso visto finalmente possono rispondere con Taurin che va a suonare la carica per i suoi compagni. Altro slow, si butta in avanti, si girano in questo momento con Jax, lo stanzo due persone, fortunatamente per i Viz arriva il chirurgico taunt da parte di Ari, che di fatto va a salvare entrambi i membri del team Davis. Poi in qualche modo, grazie alle cure di Sona, riescono a salvarsi le manguste. Baron interrotto, i Viz che riescono a venirne a capo. Qua le manguste hanno capito che però non possono ancora pressare. Esatto, soprattutto quando sono in 4 contro 5. Ha funzionato prima, adesso no, mi raccomando, non provate più a fare queste cose, che sennò prima o poi le pagate caro. Le pagate caro, carissimo. Drago di Vento andrà nelle mani dei Viz. Non andranno uccisioni però, che sarebbero è stato molto comodo per loro per riuscire a pushare il loro vantaggio. Intanto, ancora una volta si prova l'uno contro uno. Yorick in questo momento non è in grado di stare con nessuno, contro nessuno dei due bruiser delle manguste. Renekton alla meglio su di lui, sicuramente Jax avrà la meglio. 4-1-3, 200 minion, più minion per Jax che per Yorick. Questa è una condizione problematica per i Viz. Più minion per Jax che per Sylas, per il suo Sylas. Quindi è davvero un problema, sì, perché ha farmato l'ira di Dio. Ha farmato l'ira di Dio, ha chiuso la virtù della triade insieme addirittura al Pegno di Sterak adesso e al Colosso Cinereo. Avrà una HP pool gigantesca che non puoi neanche burstare. Oltre a danni ovviamente esorbitanti grazie alla Trinity stessa. In tutto questo ringrazia Ciglio, che non ha fatto un'ottima partita, tocca dirlo. Anzi, qualche incertezza da parte sua l'abbiamo vista, però il suo team di fatto sta tranquillamente tenendo botta. Due oggetti chiusi per Sona, presto arriverà anche il terzo. Taric non è mai morto, vuol dire che effettivamente Alex sta facendo un'ottima partita. Ma qui, nonostante il vantaggio per quanto riguarda le uccisioni, vediamo che in gold non si è tradotto il dominio che i Viz hanno avuto nei primi minuti. E anzi qua Ryujin prova a giocare con i suoi compagni, ma non ci riescono. Ancora una volta l'aggressione su Renekton, provano a farle esplodere l'ultimate di Taric, non provoca in tempo. Riescono proprio all'ultimo secondo a riuscire a completare questa uccisione, che è importante, ma di fatto non abilita ancora i Viz per fare il Baron. No, ulteriore stack è vero per Yumi, prende addirittura lei l'uccisione in questo caso. Immagino proveranno a fare un bel trappolone, iniziano un barone. Nella corsia centrale il resto del team di Mangusta si deve muovere, si muove ora. Si muovono adesso, altro charm su Jax, non ci sono abbastanza danni, si butta dentro Rek'Sai e fa saltare soltanto uno. Ryujin a fare la protra per i suoi compagni, ottimo lavoro su Sona che viene fatto esplodere, costretto Shy a flashare e tornare indietro. Riescono a traddare con un 1 per 1, traddano comunque proprio prima del Baron, muore Ryujin che quindi è lo smite a disposizione dei Viz. Invece decidono di continuare a provarci su questo Baron, effettivamente è rischioso, adesso capiscono, si rendono conto del rischio e tornano indietro. No, ripeto, vogliono forzare assolutamente quello che è un fight, perché non hanno altro modo di farlo se non fare il barone. Però ovviamente quando i nemici hanno il jungler non è credibile come bluff. Non è poi tanto il flash, buona la giocata ancora una volta da parte di Jax, ma l'ultima da tank da parte di Sivir, che di danni ormai ne fa veramente tanti. Disattenzioni da un lato e dall'altro, i Viz che sembravano voler tornare in base, alla fine portano a casa un'altra uccisione. Regia, cliccatemi Ari, aveva Yumi addosso, volevo vedere. Andiamo quindi al barone, tentativo numero 3 in questo caso. Tentativo numero 3 che potrebbe essere quello buono, perché Jax è morto, quindi non ce lo smette a disposizione. Intanto Kat con Yumi vanno a cancellare nuovamente dalla mappa Taric. Troppi danni.
troppi danni da parte del duo composto da Ivis, che adesso dovrebbero riuscire a guadagnare questo Baron. Cioè, dire che le Manguste non hanno giocato benissimo in questa circostanza e giustamente hanno lasciato terreno a Ivis, che finalmente, sfruttando il Baron buff, potrebbero sbloccare la mappa. 600 p adesso con il buff del barone. Siamo al minuto 30, ok? Siamo al minuto 30 e devono spendere. Probabilmente hanno tipo 1500 gold a testa. Infatti Yumi va in base, va a spendere i soldi, così come Ari stessa, eccolo lì. AP addizionale per entrambi, un bel morello per quanto riguarda Kat. Credo che sia un bastone vuoto per Gupiter o forse... un Relay? Un Lindri? Non lo so, andremo a vedere. Ma l'ammontare, dicevamo, di statistica in questo momento è disgustoso. Uno, perché dicevamo, con Aren c'è la doppia il doppio moltiplicatore, no? Cappello da parte di Gupiter più il cappello di Kat. Mentre per Sivir il fatto di garantire AD addizionale sinergizza molto bene non solo con l'Infinity Edge, ma con il doppio oggetto di Attack Speed. Avendo due oggetti di Attack Speed, ogni singolo punto di AD va a essere moltiplicato molto di più, oltre al 75% di critico ovviamente, però funziona davvero molto bene. In questo momento i Viz hanno davvero un teamfight letale, se non fosse per il fatto che hanno uno Yorick che non fa troppo in teamfight e un Rek'Sai che non fa troppo in teamfight. Ovviamente devono ancora bypassare la suprema di Taric, che è il problema principale per il motivo per cui non possono semplicemente tirare dritto addosso agli avversari. Qui sta tutto nelle mani di Jax. Se Jax riesce finalmente a impensierire Sivir, allora le Manguste possono vincere, perché in questo momento i carry sono troppo avanti per i Viz. Sì. Ottima bottom lane da parte loro, 5-0-3 per Sivir, 1-0-13 per Yumi, 25 stack di Mejai, 4 oggetti già completati per Sivir, che praticamente è una lancia missili in questo momento, perché non c'è nessuno in grado di tankare i suoi danni. E a questo punto Renekton, è vero sì che Rek'Sai, come dicevi giustamente tu, e Yorick non fanno molto in team fight, ma anche Renekton con la build che è praticamente inutile, sì, contro la composizione dei Viz. Taurin si fa avanti per minacciare gli avversari di cosa esattamente? Voleva spaventarli, in realtà la Prison poteva effettivamente fare la differenza. Guarda, addirittura il flash in avanti, counter flash da parte di Ciglio. Aggressività e aggressione forse non giustificata da parte di Viz. Cioè Sivir ha utilizzato il flash in maniera offensiva oltre la suprema, ragazzi, per cercare di prendere un'uccisione. E c'era quasi riuscita, se non fosse che Ciglio ha immediatamente flashato a sua volta. Sì, intanto Renekton va a mettere un po' di pressione sulla torre occhio, perché qua Viz potrebbero completare l'inhibitor con Renekton nella corsa superiore. Tanto che inhibitor. Tanti danni, non mi piace moltissimo la scelta da parte di Renekton, di fatto ha lasciato completamente la mappa agli avversari. Occhio, perché Sivir di danni ne ha veramente tanti. Qua il focus, la prima torre del Nexus, già a metà vita. Renekton si è reso conto di cosa stava succedendo e finalmente sta tornando in base, anche perché il fight senza di lui non ci può essere. No, decide di non farlo, decide di non tornare in base, quindi Viz continua a rimanere in pressione. Finalmente arriva il recall da parte sua. E adesso la torre è andata. E perdono anche la torre, sicuramente la perdono prima. Anche la torre. Continuano? Vediamo cosa decide di fare. In realtà continuare sarebbe rischioso, anche se c'è il 75, secondo cannone. Addirittura si butta in avanti in questo momento Jax per i suoi compagni con 73 i Viz riescono a pilare bene per il proprio carry. Viene fatto saltare in aria in questo momento Taurin, che è costretto a flashare all'altro lato del muro. Si butta al centro Renekton, ma non ha assolutamente gli HP per riuscire a tankare. Finalmente riescono a fare bloccare la prima Guardian Angel, ma non è ancora finita. Riesce finalmente Sivir con l'ultimo d'attacco a buttarlo giù. Questo teamfight comunque si chiude con un 3-1 in favore dei Viz, che possono andare tranquillamente a chiudere la partita. Ancora una volta l'ultima tra parte Yumi si ributta dentro Jax per i suoi compagni, l'ultima speranza viene fatta saltare in aria Sona, finalmente arriva il trade su Ari, cade però anche la seconda torre del Nexus, arriva il teleport da parte di Sivir che adesso fa l'uno contro uno su Jax, che però l'ultima attacco riesce a buttarla giù. Nel frattempo però Yorick va a finire la partita, riesce a vincere grazie all'aiuto di Yumi proprio su Jax. Ultima d'attacco per i Viz, che si aggiudica nel primo game di questa serie 1-0 per loro. Oh ragazzi, io ho un raggio di minaccia non tanto di Yumi, ma di Yumi che permette ad Ari poi di fare il resto. Intanto siamo pronti con il secondo draft, Viz contro Manguste. Arriva il primo ban ancora una volta di Yasuo, ancora una volta la risposta con il ban di Katarina, non può mancare. Fino a qua ci siamo, adesso il ban da parte di Viz sarà Xin Zhao nuovamente. Mi aspetto di vedere il ban di Yumi. Sì. Adesso per favore. Avrebbe sicuramente assolutamente senso. Vediamo cosa tira fuori. Incrocia le dita Sarengo. Respira. C'è ancora un altro ban. Arriva il ban di Aatrox. E anche qui ci siamo.
Sei d'accordo con il bandiato? Sì, vediamo invece quale sarà la risposta dei Vista, se decideranno di cambiare adesso. Ancora una volta arriva il ban su Kha'Zix. Lasciano tutto aperto. Ripetono... Ban di Yumi, esattamente come era. Ban di Yumi. Qua c'è la possibilità di giocare Irelia. Cioè, dire una cosa, yes, però, che è importante, che Taurin non ha fatto un ottimo game 1. Possiamo no. dirlo che non ha fatto comunque un ottimo game 1. Lo rimettono su un fighter. No. Decide di giocare Irelia o Fiora con L2. Molto meglio Irelia. Bisogna vedere però come se la gioca poi nell'uno contro uno. Bisogna vedere dove va prima di tutto questa Irelia. Perché potrebbe andare nella corsia superiore, in quella centrale. Non lo sappiamo ancora. Kat ce lo vedo giocare Irelia. Sì. Vediamo dall'altra parte come rispondono. Saranno loro in questo caso a prendere Sivir. Va bene. Cosa gli affiancano? Sivir che può essere affiancata da davvero tanti personaggi. Caro vecchio Brom funziona benissimo, ma contro Irelia vuoi andare magari a prendere qualcosa per tenerla a bada? Sì. Che cosa? Beh, comunque sicuramente anche per togliere questa possibilità ai visti in generale. Real pick di Nautilus non l'abbiamo visto prima, assolutamente sensato. Mangusta che vogliono proporci un piano diverso. Taric Sona non ha funzionato per loro, anche perché effettivamente, tocca dirle, è mancata la coordinazione. Quasi sempre è mancata la coordinazione. Saira Khan da parte di Viz, beh, loro hanno dimostrato di essere comunque flessibili durante queste settimane per quanto riguarda i campioni giocati. Decidono di giocare Kai'Sa, con Kai'Sa okay. comunque possono giocare qualunque, veramente qualunque coppia praticamente. Sì. Dicevo anche di mostrare Poppy adesso, quindi potrebbe essere nella corsa centrale un po' presto, in generale è un po' presto per mostrare Poppy, anche perché non è un ban che probabilmente arriva da parte delle manguste, non credo che sia uno dei target principali della seconda fase di ban. Arriva il pick di Braum invece, più solido, forte con Irelia, forte con Kai'Sa. Sì, buono in counter engage, quindi contro Nautilus. Sivir non dovrebbe avere problemi però allenarci contro, anzi non dovrebbe avere problemi neanche in team fight, in quanto nel momento in cui vai a colpire Braum, perché è quello che è davanti al team nemico, rimbalzi sul resto del team nemico, il muro purtroppo non ferma i rimbalzi, a parte il primo ovviamente, il primo viene non ferma i rimbalzi, bloccato. Questo è vero, però insomma, cioè direi che comunque avere un teamfighter come Braum, devi evitare l'ultimate con lo spell shield, poi se ti arriva una stacca di passiva di sopra, ti arriva lo stun, quindi comunque... Sì, sì, sì. Anche perché Braum funziona molto bene con Irelia, è un attacker, c'è la possibilità di andare a draftare una Sejuani giungla che funzionerebbe altrettanto bene, ci mettiamo un ultimo laner funzionale in questo tipo di incomp e sarebbe semplicemente perfetta. Andiamo a vedere come continua la draft dopo il pick di Jax per i Mangusti. Omulfin vuole giocare Jax, a questo punto l'abbiamo capito, è in giungla. Ha giocato bene tra l'altro, sì. nel sì, primo sì. game ha fatto sicuramente un'ottima partita e adesso vediamo quale sarà il ban da parte di Viz. Renekton gli ha creato parecchi problemi, cioè dire che ancora non è stato mostrato il top laner che potrebbe comunque essere Jax, attenzione, sì. potrebbe esserci la possibilità di questo flex. Questo doppio gioco, il gioco delle tre carte questo qua. Invece, ci sta comunque. Il gioco dei tre flex. Strategia abbastanza utilizzata. Chi va in top? Sono curioso di vedere invece quale sarà la scelta di quello che è stato il giocatore migliore per i Viz. Sì. Kat nel game precedente. E cosa, che campione gli metteranno a disposizione. Intanto salta l'ultimo ban. Banni Kled, no, per quanto riguarda i Mangust Esports. Tocca adesso ai Viz. Pensavo non fossero arrivati in tempo, invece proprio all'ultimo tolgono Kled. Sì. Kled e Camille ban molto interessanti con quella parte del Manguste, nel senso che credo che siano mirati proprio al giocatore per costringere magari Taurin ad andare a lasciare per la corsia centrale Irelia per Kat e prendere qualcosa di scomodo per la corsia superiore. Questi sono anche pick ban che possono identificare un eventuale pick di Jace. Sia Camille che Kled funzionano molto bene contro anche questo Irelia, personaggio. E avendo già Sivir dalla propria, Jace nel corso superiore per i Mangust è un'opzione. Vanno per Sylas ancora una volta. Sylas, quindi si vogliono lasciare la possibilità di giocare con Sylas top o mid. Jax può essere in giungla o può essere top. Quindi vogliono lasciarsi la possibilità di fare un counter pick. Sono curioso adesso i Viz di capire cosa ci mostreranno, anche perché non hanno più la possibilità di giocare come counter. Non è semplice quando le manguste ti propongono tutta questa variabilità nei pick riuscire a capire cosa vogliono fare. Siamo a vedere Nunu, ok. Arriva il pick di Nunu. Quanto è non lo vedevamo? Da un po'. Questa è la prima volta in EVC. Mi aspettavo un jungler dotato di crowd control e setup per il resto del team. Però ripeto, una Sejuani che è ancora valutatissima in competitive e a rank alto sarebbe stata sicuramente funzionale.
cioè decidono di andare per Nuno. L'attack speed, ecco perché, che tu vuoi la velocità di attacco. Vuoi la velocità di attacco perché non solo va bene su Kaisa, non solo va bene su Irelia, ma ci mettiamo anche il terzo perché non basta, ci mettiamo anche una Kyle. E avere la possibilità di gestire completamente la giungla nelle prime fasi di partita dovrebbe facilitare di molto l'early game per quanto riguarda i Viss e quindi permettere a Kyle di arrivare al livello 16. Lasciato libero un Ekrim che era il mio benemerito terzo ban solitamente. Viene selezionato per i Mangusti Sports e questa sì che sarà una bella sfida perché andiamo a spostare un paio di giocatori, quindi Jax dovrebbe andare nella corsia superiore, Silas Mindo, o altrimenti se, visto che c'è Irelia nella corsia centrale, decidono di mettere Jax nella corsia centrale, spostare Silas Top, sì, visto che può chiudere anche le distanze su una Kyle che vuole mantenercele. Penso che inoltre, la scelta sia proprio questo, lo stiamo vedendo con quella scelta del Summer Spell. Inoltre Silas può rubare la ulti di Kyle. Può rubare la ultimate di Kyle, può rubare anche l'ultimate di Irelia, sono comunque due ultimate forti. C'è da dire che qui decidono di mandare Jax contro Irelia. La corsa centrale, sei contento di questa scelta? Mi piace. Come ben sapete, io non è che odi lo standard setup, ma credo che sia davvero penalizzante su quello che si possa fare sulla mappa e in League of Legends. In League of Legends si possono fare tante di quelle strategie, bisogna solo avere un po' di creatività e un po' di coraggio. Andare a rompere questi schemi a me mi piace perché dimostra quanto effettivamente ci sia di profondità all'interno di questo gioco, che spesso e volentieri viene sottovalutata o viene semplicemente tralasciata, ignorato. Ecco. Viene tralasciata perché comunque la profondità è così vasta che a calarsi nell'abisso si rischia di non vedere più niente. Quindi quando vuoi provare a sperimentare cose nuove, se non sai esattamente cosa stai facendo, rischi semplicemente di perderti. Allora ragazzi, fermo immagine di Slim, bianco e nero, e il quote che ha appena detto, in questo caso tra virgolette in corsivo. Bellissimo. No, dovrei essere nudo però, no? No, non serve, non si usa nudo. Così. No, non serve. Le frasi di questo tipo. Non è che un poeta deve essere nudo mentre dice, no, tranquillo. No, non serve. La nuova poesia, pensavo che Instagram ci avesse insegnato questa cosa. La nuova poesia si fa. No? No. Allora, sono confuso. Basta. Io, scusa. Andiamo a Chernobyl a fare queste cose. No, sono confuso io. Detto questo, una bella draft che sicuramente è figlia, diciamo, del primo game. Alcuni ban non ci sarebbero stati, il ban di Yume, il ban di Renekton, eccetera, eccetera. Certo. Una bella draft che mette due team assolutamente più interessanti rispetto al game di prima. Il game di prima erano molto polarizzati, i due team, che spesso e volentieri è divertente vedere come interagiscono, ma ancora una volta, ripeto, erano molto chiare le interazioni. C'era un team che voleva fare una cosa, doveva fare questo e l'ha fatto, e c'era l'altro team che doveva fare il contrario e non ci è riuscito. E basta. Non l'ha fatto. Sì. In questo caso, avendo delle lane similari, Jax Irelia, avendo comunque però delle differenze, Silas Kyle, le cose fanno molto più interessanti. I controlli da parte in particolare del team dei VC Sports mi piacciono molto, sono molto interessanti e voglio vedere come verranno gestiti dal team nemico, perché riuscire a giocare attraverso la ultimate di Nuno, bypassando quello che può essere la suprema di Brom, eccetera eccetera, sono comunque sfide che un team si deve, diciamo, deve affrontare. Che altro quando le affronti e anche come le affronti, perché la teamfight comp da parte di Viss è veramente gigantesca. Cioè dire che ci sono le interazioni belle anche da parte delle Manguste, perché abbiamo la possibilità di entrare con Ekrim e se arriva magari il Fear sullo stun di Jax, poi lì sono tanti danni. Silas comunque è in grado di copiare anche l'ultimate di Sejuani volendo all'occorrenza. Mi piace la versatilità di Silas in questa composizione. Sono due team comp un po' più dinamica forse quella delle Manguste, ma sì, più complicata da giocare. Assolutamente. Alle sì, volte può essere un'arma a doppio taglio. Una cosa importante, ancora una volta ricordo qual è il pregio e il difetto di Ekrim: se i fight durano un pochettino di più di 2 secondi, bisogna tenerlo sotto controllo. Nel momento in cui si hanno due personaggi che praticamente danno CC e basta, sono molto efficaci per riuscire a bloccare in quei 2 secondi Ekrim, ma se ci muore il carry, poi quei due tizi non servono assolutamente nulla contro Ekrim. A nulla. Quindi mi raccomando, Nuno Brom, se vi trovate anche in 2 contro 1, mettiamo contro Ekrim, siate sicuri che il vostro compagno possa ucciderlo, altrimenti sarete nei guai. Oh, che bella sta skin, guarda lì. Benvenuti ragazzi, secondo game di oggi, Viss contro Visti Sports contro Mangus Sports. Siamo nell'anno degli evocatori.
Siamo partiti finalmente. Secondo game, ricordiamo ancora per chi si fosse perso, per chi si fosse collegato soltanto adesso, che i Vis conducono per 1-0. Quindi sono i ragazzi del team delle Mangusta a dover recuperare su questa partita. Lo possono fare, questa volta una composizione decisamente più dinamica rispetto a quella che ci avevano proposto prima. Mi aspetto di vedere anche un tipo di gioco diverso, soprattutto nelle fasi iniziali. Ok, siamo in giungla e vediamo da dove partiamo perché sarà fondamentale per Ryujin e per Amalfin. Sai aggressivo? Dove va? Lume ai Raptor, ok. Sì, Lume Raptor vuole sapere esattamente quale sarà il pattern di giungla del suo avversario, in questo modo sarà sempre in grado di saperlo. Mentre Eugene decide di partire dal blue buff, quindi ci potrebbe essere la sua presenza nella corsa inferiore. Ora, nella corsa inferiore io non immagino i Vis riuscire a prendere il controllo. Comunque Braum non è incredibilmente aggressivo, soprattutto contro Sivir, però nella vita, dice Zarengo, mai dire mai. Mai dire mai. Oggi è la giornata di quote inspirational. Sembrano delle barre nere di riquadro intorno allo streaming per oggi. Detto questo, andiamo a vedere quindi come si giocheranno questo early game. Pozioni delle corruzioni ovviamente in tutte le solo lane. Grazie a Dio verrà nerfata nella prossima patch, la 4.12. Ovviamente nei nostri server è già live, ma in quello del TR ovviamente no. Errore da parte di Shai che mi sa che attiva la pozione della corruzione dopo il trade. Peccato. Sì, sarebbero stati sicuramente più danni. Poi, tra l'altro, il fight nella corsia centrale quando hai due bruiser non è semplicissimo perché entrambi vogliono rincorrere l'avversario, hanno bisogno di seguire l'avversario per portare gli auto-attack. E di solito in questa corsia non dovremmo vedere, dico non dovremmo perché, come ho detto prima, non si sa mai, non dovremmo vedere uno scambio di uccisioni, nell'uno contro uno almeno. Ma questo dipende tutto dai jungler. Non è stato spottato dal lume ai Raptor, cosa importante. È riuscito a raggiungere la nuova bestia Cremisi. Il lume scompare in questo momento. Kat riesce a zonare Shy in questo caso perché la wave passa dalla sua. Ma questo significa che farmela di meno per i prossimi minion. Poi intanto arriva subito Nunu nella corsia inferiore, buoni danni qua su Nautilus che Distrutto. resta bloccato al centro della lane, prima kill troppo semplice per i Vis, che ancora una volta nell'early game si portano in vantaggio, questa volta Shai sta dimostrando di poter vincere nello scontro con Kett, ma qui Nautilus si addormenta al centro della corsia e muore. Arriva un battimento carico carico in questo caso da parte di Neve, da parte di Nunu si Quanto è schianta bella questa anche skin, contro anche Amalfin. tanti danni, anche perché c'è il buff a disposizione, non No! connette lo stun da parte di Kat, ma Male. comunque in difficoltà Hecarim che non ha a disposizione il flash ovviamente, quindi buff delivery, doppio buff per Irelia che ringrazia. Assolutamente sì. Seconda uccisione garantita da Nunu, semplicemente schiantandosi contro uno dei target del team avversario. Tutto qua. Immediato il follow up però del proprio team, che lo aiuta così a immediatamente nucare il target che non si aspetta questi danni. Nella corsa inferiore Alex ha decisamente sottovalutato l'impatto di Nunu. Può essere Nautilus, può essere livello 2, puoi anche aver sbloccato lo scudo, ma se ti saltano tre persone addosso, di cui una ti blocca, non ti salvi, anche perché c'è il follow up di Braum. Braum punisce tutti quanti i campioni da engage, Leona, Nautilus, eccetera, eccetera. Perché? Perché non muore di solito se ingaggiato, si gira, un singolo colpo permette di bloccare l'avversario, che a quel punto prolunga il fight in maniera sufficiente da impedirgli di scappare. Comunque penso di poter dire Lo dica, lo tranquillamente dica. che la palla di Nunu, la palla di neve, sia la skill più bella di League of Legends in questo momento, soprattutto con questa skin. Da vedere, da vedere, da Mi vedere. dici adesso che è uscita la ultima Mordekaiser? Sì, no, da vedere. Da vedere è sicuramente bello. No, non è bellissimo vedere lo Yeti che Sì, rincorre è la palla di divertente, però ce ne neve. sono tante Bellissimo. altre di belle, dai! Questa è la più Bam! bella. Intanto l'engage si fa vedere in questo momento anche Hecarim nella corsa inferiore. Braum per l'appunto nega la Nope! gioia dell'engage e quindi si ritorna indietro. Esattamente quello che diceva prima Zarengo. Ecco! Se Braum viene ingaggiato, di solito non muore istantaneamente. Ok, ci mette un po'. E in questo caso non è abbastanza. Siamo ancora a livello troppo basso. C'è già stata un'uccisione ai danni dei Mangusti Sports. E questo fa perdere il loro tempo, fa perdere esperienza, fa perdere gold. Il che significa che al primo gank da parte loro non c'è sufficiente danno per riuscire ad abbattere Braum. Intanto nella corsia superiore devo dire che gli scambi continuano ad essere abbastanza paritari. Qua c'è la giocata da parte delle Manguste, un po' troppo aggressivo forse, vediamo quanti danni riescono a fare su Che Kett. bravo!
qui ovviamente Cat non perde la calma, c'era la rotazione anche da parte di Nautilus, ma forse un po' troppo aggressive le Manguste. In questo caso appena finisce lo stordimento del contrattacco di Jax, immediatamente utilizza la danza delle lame, mentre Ryuji riesce ad arrivare addosso a Ciglio. No. Sì, costretto a flashare Ciglio in questa circostanza, ma un flash importante, preso da solo. Adesso ovviamente è costretto ad andare via perché c'è la rotazione da parte di Nautilus. Però qua le Manguste effettivamente hanno la possibilità di fare qualcosina in più nelle prime fasi di gioco rispetto alla composizione che avevano prima, ma stanno facendo benissimo. Slim, come te la cavi con le imitazioni? Male, molto male. Ti faccio la W di Nuno? Sta ridendo, voi non lo vedete ma sta ridendo. Vi rido perché voi non sapete. La realtà è voi non sapete. Tu non sai niente, Francesco Paolo. Ecco. A proposito di citazioni importanti. Il blu sta per spawnare dalla parte dei Vis, ma Nuno non si vede. Perché? Perché ha il drago. Drago d'oceano, drago d'oceano al minuto 6.40. Gigantesco. Un po' come la palla di neve per il team dei Vis Sports. Permetterà così alla corsia superiore Kyle, Kyle che deve semplicemente sopravvivere. Se ha il drago d'oceano non solo recupera vita dopo ogni singolo trade da parte di Meruem, ma recupera male, che significa che può spammare proprio abilità. Tre quarti di vita non è un problema, il drago d'oceano e chi se ne frega. Sì, qui giustamente sta provando Silas a far sentire la sua presenza, purtroppo non basta. Qui buona la giocata da parte di Omolfin, nella speranza non muoia. Capisce gli avversari sono al drago, quindi prende bene il tempo all'avversario e si aggiudica un buff. Cioè dire che in questo momento il suo impatto nella partita non è stato così importante. Cosa curiosa, Taurin decide di andare per una lacrima della dea. Cioè, già stai giocando uno dei campioni con il power spike late game più grosso che hai. Non ti serve la, qualsiasi oggetto tu voglia costruire con la lacrima. Credo che stia un po' greedy in questo caso. Soprattutto, visto considerato che il primo drago era un drago d'oceano e tu hai un nuno nel team. Vai direttamente di danno, di levestia, di quello che vuoi. Mi pare un po' eccessivo andare di lacrima della dea, dimostra una confidence nel matchup o forse nella sua lane contro Meruem, fin troppo in questo caso sicura di sé, dovrebbe essere punito, mi piacerebbe vederlo punito perché queste cose non si fanno, esagerato. Tanto anche il posizionamento molto aggressivo da parte di Brown, ma c'era in mente qualcosa per i Beast, stanno aspettando un livello 5 di Gupiter. Attenzione perché non lo sanno, 6, 5, si rendono conto 5. Adesso di cosa sta succedendo, arriva anche Nuno, arriva il flash in avanti molto aggressivo da parte di Brown, il target sembrerebbe essere Ciglio che non ha il flash a disposizione, intanto si butta con la sua ultimate anche Kai'Sa, ottima giocata qua da parte di Beast. Intanto Alex nell'uno contro uno su Luckin era riuscito a portarlo praticamente al 10%, non è abbastanza ovviamente per rimanere in vita qua, addirittura va a utilizzare il frutto esplosivo sempre semplicemente per dare l'assist e la kill anche a Kat, perché non era assolutamente abbastanza, non può fare niente se non guadagnare qualche altro secondo. I Vis che continuano sull'onta della vittoria 4-0. GG. Azione sporca, ma nonostante questo comunque efficace. Abbiamo Nuno che si schianta per sbaglio perché curva un po' troppo con la palla più grande del mondo contro il muro, e questo lo costringe a flashare per raggiungere Ciglio. Ciglio che, come abbiamo visto, non ha il flash e quindi non può scappare. La suprema di Luckinter gli permette di evitare quindi di morire da Alex. Alex ha distrutto completamente Luckinter in uno contro due praticamente, perché era uno contro, cioè era lui contro Luckinter e Gupiter. Ma questo non basta, perché riesce comunque a riposizionarsi Luckinter con la sua di suprema appena fatto il 6 grazie minus sotto la torre, e quindi a raggiungere il suo jungler e a tenere l'uccisione su Ciglio, perché l'uccisione va proprio su di lui, che gli permette di chiudere la Manamune. Manamune completata, non ha gli stivali, ma questo è un power spike importante perché significa che tra poco andrà a devolvere immediatamente i missili di Katia. Sì, qui tra l'altro una build che non avevamo visto spesso in EVC, di solito si è preferito, almeno tutte le volte in cui abbiamo visto Kai'Sa, andare per lo Stonerazer e poi l'oggetto attack speed. Questa volta invece arriva la build più aggiornata con la Manamune. Intanto attenzione al posizionamento di Hecarim perché c'è la rotazione anche da parte di Silas qua. Ryujin riesce ad andare via senza problemi, poi riesce anche a salvare la vita del proprio campo di giungla, costretto a ultare qua Hecarim per non perdere troppi HP. Si butta dentro, Kat che ancora l'ultima a disposizione, un'altra uccisione regalata di fatto al midlaner Davis. La rotazione di Shy finalmente arriva e riescono a ottenere qualcosa, ma intanto Kyle ha fatto tutto il giro dall'altro lato nel tentativo di arrivare a proteggere il proprio compagno di team. Qua decide di andare via Kyle, anche perché non ha l'ultimate a disposizione.
qui errore pazzesco da parte dei Vissi. In realtà Cut fa da bait, fa da esca per tutta la squadra e fanno a perderci la vita in due. Sì. In questo caso l'azione era iniziata bene ma è finita malissimo. Il disengaggio da parte di Omulfin sembrava davvero mal costruito. Se non fosse che Meruem ha preso la suprema di Ryujin. Con la suprema di Ryujin punisce pesantemente l'ingaggio da parte di Kat, perché sappiamo quanto danno possa fare la suprema di Nunu. Ma ricordiamo una cosa: la suprema di Nunu è calibrata per essere giocata su un personaggio che non va a staccare potere magico. Nelle mani di Sylas, che di potere magico ne ha a bizzeffe, la ultimate di Nunu fa dei danni esagerati. Se vi ricordate un paio di settimane fa vi avevo detto come una delle migliori supreme da rubare con Sylas fosse quella di Thresh, per lo stesso identico motivo. Thresh non utilizza di solito potere magico e a causa di questo ha di reach sulla propria ultimate davvero esorbitanti. Stessa cosa Nuno, stessa identica cosa Nuno. Intanto Shai gioisce, 20 minion di vantaggio, continua l'uno contro uno, arriva adesso l'uno pronto a dare una mano al suo laner, connette lo stun su entrambi gli avversari con Shai che adesso è in difficoltà perché lo slow da parte di uno c'è. Bravo. War jump e semplicemente si ritorna in una posizione safe. Importante non dare questa uccisione ai Irelia, anche perché Shai effettivamente, nonostante le tre uccisioni che Irelia ha preso sulla mappa, ha comunque un vantaggio in minion. Mi raccomando, il timing corretto da parte di Shai in questo caso per il salto, nel momento in cui si sta per riattivare l'abilità e lo snare sta per avere luogo. Prima semplicemente è uno slow, il danno è basso, è ovviamente limitata l'utilità, quindi rimane all'interno fino all'ultimo secondo, solo all'ultimo secondo salta via. Tanto altra serie di scambi con Shai che adesso in una posizione molto aggressiva, addirittura viene evocato l'Herald, si stacca un paio di hit di torre qua Shai. Potrebbe essere questa una cosa significante, perché comunque arriva la rotazione anche da parte di Sylas, finalmente arriva Nuno, scusatemi, a dare una mano al suo laner, ma non è abbastanza. Mangusta che adesso hanno preso ritmo in difficoltà, adesso anche il jungler Davis. La rotazione da parte della bot lane non è assolutamente adeguata, si butta in questo momento dentro, ci crede un sacco Kai'Sa, serie di attacco per lui, riesce a completare la prima uccisione, trova anche la seconda, finalmente arriva a cliccare, incredibile la giocata da parte di Viz, con che coraggio Praum e con che ultimate in mezzo a tre avversari ne esce pure in vita, e Viz che la rigirano incredibilmente, sembrava assolutamente persa per loro qua. Lucky mette un po' di pressione su Sylas che è costretto ad andare via, vincono questo fight, prendono pure il drago. I Mangus eSports credevano di aver fatto un'ottima giocata, lo credevamo anche noi, il messaggero della Landa evocato nella corsia centrale, tre persone contro due, Kat che cerca il disengage al di fuori della torre perché la torre non è un posto entro il quale può stare al sicuro, e trova in questo caso Ryujin a dargli manforte. Muoiono tutte e due, danneggiano pesantemente i loro nemici ma non ne riescono a portare neanche una a casa. Arriva il resto del team, le cose cambiano, Brom, tre persone davanti, Gupiter non ci pensa neanche due volte, li fa saltare in aria, il resto è storia. Intanto Shai, nonostante l'azione vista in precedenza, continua la sua aggressione sull'avversario, riesce a ottenere la kill nell'uno contro uno. Adesso sì, al minuto 10 è possibile, occhio, violenza, perché come prima Jax potrebbe andare fuori controllo. C'è la violenza, rotazione, sta arrivando anche l'uno, il salto utilizzato nel momento meno opportuno, il doppio stun non aiuta per riuscire a salvarsi. Peccato, peccato per Shai. Ha fatto la giocata, bravo! Boom! Tutto chiaro. Dai, ma perché buttare così alle ortiche una bella giocata? Qua tanta attenzione, perché comunque Taurin è vero che il suo team ha sofferto molto la presenza di Kai, sì, top, quasi inutile fino ad ora, però non è mai morto, sta farmando bene, potrebbe sicuramente dire la sua fra una decina di minuti quando raggiungerà il fatidico livello 16. Qua intanto uno si trova in mezzo a due avversari, riesce a prendere il buff, poi si gira, probabilmente lo consegnerà, addirittura arriva il teleport, incredibilmente aggressivo qua da parte di Sylas, con uno che va via. Le manguste, forse un eccesso di zelo. Sì, un eccesso di zelo. E decisamente per cercare di difendere un blue buff contro l'uno che semplicemente flash se ne va. Flash e cammina via. Nonostante dall'altra parte è una Sivir e un Nautilus. E sarei un attimino più conservativi con le proprie risorse per i Mangos, forse sarebbe stato utile. Ma intanto è che nell'uno contro uno, tanti danni da parte sua, arriva l'ultimate, il Fear, non c'è assolutamente niente da fare. Effettivamente Kyle Taurin, secondo game in cui non sta facendo benissimo. No, allora, ha tenuto molto bene in realtà la lane.
Okay. Si è attenuto bene la lane, qua ancora una volta arriva l'ultimate in auto, forse un pochino in ritardo, prova Shiglia adesso a mettere un po' di danni, ma ancora una volta gank efficace da parte di Viz, che dopo quella sbavatura nella corsia centrale sembrano aver ripreso nuovamente il piglio del gioco. C'è da dire che sta avendo una partita completamente diversa rispetto al game 1. E ancora una volta mi piace come il focus sia sempre su Alex. Perché? Perché non può scappare, non può disingaggiare. Sivir può farlo, come dicevamo, Sivir riesce a disingaggiare in maniera efficace contro Braum, ma semplicemente basta parare nella suprema e se ne va. Nautilus top. Nautilus è un pick potentissimo, ma è un pick che può essere punito da semplicemente un'attenzione del jungler dedicata. Leona, Blitzcrank, Nautilus hanno sempre avuto questo difetto. Ingaggiano? Va bene, se siamo in 3 contro 2 puoi ingaggiare, ma muori. Anche perché poi tu la disposizione non ne ha neanche parecchi con Nautilus, cioè sei quasi costretto quando ti ingaggiano a controingaggiare. Puoi usare l'ancora per andare via. Ma forse lì era effettivamente troppo tardi. Bisogna timarla in maniera davvero corretta, perché tu non vuoi comunque farti colpire dalla palla di Nautilus, di Nuno, perché altrimenti va su Sivir e quindi questo non va bene. Intanto spostano la loro corsia inferiore nella corsia centrale i ragazzi delle Manguste, dopo aver perso la torre. C'è anche ovviamente lo spostamento da parte di Relia, che invece andrà a fronteggiare Sylas, mentre Jax viene destinato alla corsia superiore. L'abbiamo visto prima, perché hanno preso le Manguste durante l'action nella corsia inferiore, hanno perso la torre della corsia superiore. Soltanto 200 gold di vantaggio, l'avevamo detto che sarebbe stata, data l'eating comp, una partita molto più equilibrata, soprattutto dal punto di vista delle mentalità. Le Manguste questa volta prendono l'iniziativa. Ok, vediamo come prosegue, perché siamo a livello 11 per Taurin. Non ha ancora tantissima velocità di attacco, solo gli stivali, come non ha neanche tantissimo AP a disposizione, solo un Tomo insieme alla Manamune. Quindi sono curioso di vedere se effettivamente sarà utile quanto, perché stanno spostando Jax nella corsia superiore. Jax ha messo bene a differenza di Kai. Ma ancora una volta la giocata su Irelia viene fatta esplodere. Wow, okay. Quanti danni da parte della combo delle Manguste e Taurin. Il suo teleport non arriva in tempo, c'è addirittura la rotazione da parte di Viz. Arriva Nuno con la sua palla gigante, semplicemente poi costretto ad andare indietro. Attenzione a lasciare Jax tutto questo tempo da solo. Non solo Jax, anche Hecarim sta incominciando a prendere il largo. Siamo arrivati a quel momento in cui Hecarim comincia a essere forte. Intanto ancora una volta Taurin si ritrova in una posizione scomoda. Qua non ci siamo, addirittura il flash, il counter flash, costretto a utilizzarlo per salvarsi Sylas. Lo fa bene, però questo effettivamente è una condizione problematica. Un Taurin che per il secondo game di fila è arrivato a un certo momento della partita, è un po' come se perdesse il ritmo e perdesse un pochettino cognizione del tempo e dello spazio, perché senza Ward si fa trovare sempre fuori posizione. Inoltre la Ward c'era. Ok, sei ormai committato, però devi giocartela meglio a questo punto. Pozione della corruzione utilizzata in ritardo, Suprema utilizzata troppo presto, c'erano tante cose che potevi fare meglio, Peccato, peccato davvero. Non so se sarebbe stato in grado di uccidere a Meron comunque, però mi sarebbe piaciuto vederla almeno giocata bene. Sei a livello 11, dovresti essere una minaccia, non lo sei. Questo penalizza tutto il team. Sì, purtroppo vorrei spendere delle parole di conforto, ma in questo caso effettivamente si sta sentendo particolarmente la presenza barra assenza di Kyle in questa partita con le Manguste, che comunque stanno facendo un ottimo lavoro, devo dire, dopo uno start un po' ballerino. Adesso comunque, grazie ad Hecarim che era partito male ma si è ripreso, dopo aver dato quel doppio buff con questo si è ripreso nell'uno contro uno, si fa vedere spesso. E attenzione a quei due, perché Hecarim e Jax in questo momento sono della grossi. Partita, appena Hecarim chiuderà la linea di forza, sono tanti danni. Sono tanto grossi. Kaisa non ha ancora chiuso la Munamana. Kyle non oso pensare quanto sia lontano dal farlo. Inoltre la Munamana da sola non dovrebbe essere sufficiente. Anche con la Rage Blade non so se sarà abbastanza, perché comunque ci devi arrivare al massimo delle stacche. Per arrivarci di solito ti serve almeno un altro oggetto di velocità di attacco, ma hai preso un oggetto per darti mana. Sei sempre full mana. I danni sono davvero ingenti nel momento in cui chiudi la Munamana, vero. Però ripeto, devi arrivare a riempirla. Ah, manca ancora tanto purtroppo ai Viz, manca ancora tanto. Dall'altra parte i Manguste Sports hanno dalla loro, come dicevamo, questo momentum da sfruttare, il pendolo è dalla loro. Jax
chiusa la Trinity, sta andando per... Oh, Dio santo. Attenzione ancora una volta all'uno contro uno, questa volta Trinity però ha il supporto di tutto il suo team. Qua le manguste con un timing veramente pessimo. Per loro decidono di provare a fare il Baron in risposta con quattro uomini già pronti nella corsia inferiore per i Viz. C'è il teleport molto aggressivo da parte di Lakin, non che danno. Si farà vedere all'interno del pit. Non ci sono però molti danni, qua i Viz mi sa che riescono ad arrivare in tempo per interrompere questo Baron. Addirittura Lakin si avvicina in maniera pericolosa, riesce pure a fare una cucca, si dovevano girare subito, sì. Ma le manguste decidono invece di provare Baroni a finire questo Baron. Il Baron sta per cadere, sputa dentro, non riescono a completarlo, ma sono chiusi tutti dentro il pit. Riescono a salvarsi almeno due uomini, forse, venendo fuori da una situazione complicata. Arriva un'altra, scusatemi, un'altra ancora da parte di Nautilus. Riuscirà a salvarsi l'unico uomo con il buff, che torna a casa in vita. Scambi un obiettivo per 3 kill, perdi il grip anche nella corsia inferiore. Sì, perché la quarta comunque era morto anche nella corsia inferiore in precedenza. Silas perde anche la torre. È vero che ha tolto un obiettivo agli avversari, ma in realtà le manguste erano in grado di gestire la partita. Proprio pochi danni per i manguste eSports, decidono di buttare tutto. Hai, come dicevamo, una frontline d'eccezione. Non hai il DPS fidato, non hai il tiratore enorme, hai la frontline enorme e quindi la usi come ariete, ariete di sfondamento. Non andarmi a cercare una gara sull'obiettivo quando non hai danni per farlo. Anche perché power play, che di solito dovrebbe essere per chi fa il Baron, invece succede che questa power play andano dagli avversari. Sì, vanno, prendono praticamente 2k e mezzo di vantaggio. Insomma, le manguste erano avanti di 1k e mezzo circa, quindi quasi 3000 gold lo swing fatto per questo Baron. La buona notizia in tutto questo è che il Baron non ce l'hanno visto, quindi questa è la buona notizia. Se avessero perso anche, se avessero perso anche il buff, sarebbe stato disastroso. Anche perché sei contro il Nuno, ricordiamolo, sei contro il Nuno, tu hai rushato un barone contro il Nuno. Ti va molto bene che non te l'abbia rubato. Rischiano, hanno rischiato veramente tanto. E adesso sono curioso di vedere. Nautilus comunque è rimasto in vita, quindi ancora il buff a disposizione. Con questo buff dovrebbero riuscire a prendere almeno un paio di torri. Sì. Una mano completata finalmente per quanto riguarda sia la Kinter che Taurin. Voglio vedere adesso cosa riescono a fare. C'è anche la Rageblade. Oh, intanto attenzione perché si vanno a chiudere in un angolo bellissimo. Vengono puniti ancora una volta le manguste che si addormentano. Con due uomini nella corsia superiore vanno a fare una gioia nella corsia inferiore. Ma la sta giocando molto bene Kat contro i suoi avversari. Non riesce a ottenere un'uccisione. Ma che paura da parte delle manguste, che perdono così la possibilità di sfruttare il buff su Nautilus. E penso che non continueranno neanche a pushare nella corsia superiore. E quando i tuoi due più grossi rischiano quasi di essersi, di essersi fatti uno contro due, allora c'è un grosso problema. È vero, eravamo sotto la torre avversaria. È vero, comunque i nemici hanno dimostrato di essere tranquillamente in grado di combattere. Però, ragazzi, ricordo, avete una spada di Damocle sulla testa. Non solo una Kai'Sa che è 5-0-5 e adesso sta andando per il terzo oggetto, avendo già una Rageblade e una Moramana, ma anche una Kyle allo stesso modo. E qui chiaramente più avanti la partita più quei due oggetti diventano pericolosi, anche perché Kai'Sa 5-0-5, ottima partita da parte di Lakin, ottima partita anche da parte di Gupiter, che abbiamo parlato tanto bene di Kat nel game 1, però anche Gupiter ha fatto un ottimo game 1. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Dicevamo di quanto quella di Yumi sia stata influente non solo per il pick, ma per come è stata giocata. Quasi non c'è stato bisogno che facesse troppo, in quanto il suo team si è dimostrato anche in grado di giocare con lei. Le facevano assolutamente da trampolino di lancio, si posizionavano in maniera corretta in modo che potesse colpire le sue abilità. Abbiamo visto più volte addirittura un flash, mi ricordo, da parte di Kat per posizionarsi. Attenzione, ancora una volta il flash, a parte delle manguste, tanti danni ingenti, che rimane, viene fatto esplodere istantaneamente. Alex costretto ad andare indietro sfruttando la sua ancora, ma non è abbastanza, visto che effettivamente adesso hanno preso il pieno controllo del gioco. Le manguste, dopo quel Baron, hanno perso la bussola, stanno provando a giocare con sulle sideline con Jax, che effettivamente è il più grosso, però occhio qui perché la race sicuramente vedi visto in vantaggio. Torretta per venire giù, Merwin, ma occhio che ci muori. Ok, riesce a disingaggiare, il drago sta per spawnare, vedremo se continueranno o si gireranno verso questo obiettivo. Hanno uno, ricordo, quindi sarà praticamente impossibile per i Mangust eSports contestare. Attenzione che i Viz continuano addirittura l'uno contro uno a parte di Taurin su Shai. E dopo uno start balbettante, buongiorno. finalmente direi, anche Taurin riesce a dire la sua. E voglio sottolineare una cosa, siamo a livello 14 per Taurin, non siamo a livello 16. Se arriva a livello 16 cosa fa? Tra l'altro non mi sarei mai aspettato di vederlo vincere l'uno contro uno proprio su Jax. Sì. Non adesso almeno, non adesso, non a se livello 14. Se ha la Rageblade staccata, sì. Sono troppi tempo danni. Letale.
build molto greedy per Tauri. Questa sarà almeno la quarta volta in questa partita che Sylas si fa trovare in una posizione scomodissima. Poi si salverà utilizzando la sua, il suo flash. No, non si salverà. Prende cara la pelle, ma non è abbastanza. Si butta dentro in questo momento anche Hecarim, che riesce a trattare per sua fortuna su Kai'Sa. Altrimenti sarebbe stato un disastro, anche perché da lì non ne uscirà assolutamente vivo. Ma le altre manguste dove sono? C'è questa chiamata di Hecarim, va a fare il trade, ma lontanissimo dai suoi compagni. Diciamo che nel momento in cui Sylas si ritrova sotto la torre, circondato da quattro persone, non si aspetta un'aggressione del genere. Ci mettono un pochettino i ragazzi dei Mangusti Sports a dare a lui manforte. Il primo che arriva in questo caso è Hecarim, ma anche l'unico che arriva. Gli altri probabilmente lo avevano già dato per morto. Intanto... situazione per le manguste che scivola rapidamente tra le mani, soltanto 2000 per i gol di vantaggio per i Viss. Il prossimo obiettivo importante sarà il Baron, 3 draghi per i Viss, un drago soltanto per le manguste. Sono curioso di vedere cosa succederà col prossimo Baron, perché prima l'hanno fatto le manguste sneaky sneaky, adesso però sono i Viss in controllo della partita, e anche loro comunque, se dovessero rimanere all'interno del pit, non se la vedono, non se la passano benissimo. Vediamo come riprendono, se riprendono il controllo della partita dei Mangusti Sports. Per farlo cosa devono fare? Jax ha chiuso la Shojin, diventa uno split pusher d'eccezione, ma come abbiamo visto Taurin lo riesce a contestare liberamente. Con la Shojin non credo cambino le cose, anche se si sa mai. Sta andando per una dead dance Taurin? Ok? Immagino per limitare, per diminuire per aumentare la finestra in cui può utilizzare la sua ultimate, e grazie agli alti danni che fa riuscire anche a recuperare davvero tanti HP, anche perché ricordiamo uno degli ultimi cambiamenti, se non l'ultimo cambiamento che ha avuto la Dead Dance, è stato proprio quello che ha trasformato il suo Vamp invece che solo sui danni fisici su tutti i danni, compresi quelli puri del livello 16. Ok, una cosa molto importante che potrebbe essere una buona differenza. C'è anche da dire che per come stanno giocando adesso le manguste e per il power spike che prenderà Kyle probabilmente nei prossimi 30 secondi con il livello 16, sì, con Hecarim e Jax non è semplicissimo riuscire a fare la frontline. Esatto. Lo puoi fare se la combo arriva perfettamente. Sì. E il discorso qual è? Che né Hecarim da solo né Jax da solo possono entrare per dare vita al fight senza morire. Più che altro hanno una combinazione di controlli di danno che deve essere utilizzata in maniera corretta per funzionare. Dall'altra parte i Viss sono molto più, tra virgolette, ignoranti. Hanno due personaggi che danno i CC, Viss Ryujin e Viss Jupiter. Gli altri tre che pestano, è finito. Qua, attenzione parte, perché Viss ci prova il nuovo doppio stun. Ancora una volta da parte di Renia, distrutto completamente Sylas. Muore anche Hecarim, si trova Shai in mezzo a quattro avversari. Chiaramente lasciato da solo, proverà a fare di tutto. Nessun addirittura 4. Per poco non riesce a trovare pure l'uccisione su Lucky. Chiaramente appena spawnato il Baron succede questo, addirittura catta ancora l'ultimate a disposizione senza problemi. Viss vanno a chiudere questo Baron, peccato per le manguste che si erano ripresi bene, ma così di fatto hanno regalato la partita. Doppio stordimento duplice, in questo caso condanna immediatamente i Mangusti Sports. È stato davvero purtroppo brutale da vedere. Arriva il knock-up della sfera della palla di Ryujin, la palla di neve più grande del mondo, va proprio sulla nuca di Meruem e Omulfin, che ancora una volta sono vittime dell'ingaggio avversario invece che essere artefici. E i Mangus purtroppo addirittura Hecarim ne prende 4, però l'ingaggio iniziale è buono, l'ultimate di Brown non connette su troppe persone, ma non ci sono ancora i danni su Ryujin, che resta addirittura ancora in vita. Finalmente riescono a mettere un paio di danni su Jupiter, che però con il suo Brown riuscirà semplicemente a tornare indietro. Alex prova un altro, così butta al centro anche Shai. Finalmente grosso, ci sono i danni da parte delle Manguste. Irelia prova a buttarsi sulla Pekka, l'ultimo attacco riesce a tenere un'uccisione importantissima su Sivir, ma Shai ancora in vita su Lannick, che è ancora a disposizione per il flash. Finalmente arriva anche Taurin, arriva con i suoi compagni. Bella ragazzi, ci sono anch'io, come nella canzone famosa degli 883, e finisce il teamfight. Ora, immagina questo teamfight successo 12 minuti fa, anzi 15, prima del barone. Cosa sarebbe cambiato? Tutto sarebbe cambiato. Jax e Hecarim sarebbero stati tranquillamente in grado di assorbire i danni ancora irrisori al tempo di Lakinter e Taurin. In questo caso invece no. Non solo c'è il barone, ma le muramane completate. Il livello ormai è arrivato tranquillamente a quello sufficiente per permettere a loro di fare non danni, esorbitanti danni. E loro si sciolgono come nei vasi sole. Così come il Nexus, consegnando la seconda vittoria di questa serie nelle mani di Viss. Assolutamente meritata questa vittoria da parte di Viss. Questa è stata una partita sicuramente diversa rispetto a